Umberto Orsini, con una lettura del grande inquisitore dai fratelli Karamazov di Dostoevskij, ha inaugurato giovedì 6 il festival Tra Sacro e Sacro Monte, che si svolge in una suggestiva ambientazione sulla terrazza del Mosè in cima al Sacro Monte di Varese. Fra i prossimi spettacoli in programma, martedì 11, Elisabetta Pozzi interpreta l'interrogatorio a Maria di Testori, giovedì 13 Arianna Scommegna affronta il Magnificat di Alda Merini, martedì 18 Carmelo Rifici presenta il suo denso spettacolo intorno a Ifigenia Liberata, su drammaturgia dello stesso Rifici e di Angela De Mattè, e giovedì 20 Ermanna Montanari è la straordinaria protagonista di Mariam di Luca Doninelli. Venerdì 7 a Pergine, in Trentino, comincia il festival Pergine Spettacolo Aperto, dedicato quest'anno al tema, in verità non proprio originalissimo, dell'identità di genere. Fra i titoli da vedere, Odiare Medea, il sogno del patriarcato, uno studio teatrale di Giuliana Musso dal romanzo di Christa Wolf, Maland Femal, un gioco di ruolo per maschi e femmine, del regista croato Boris Bacal, che praticamente organizza una doppia performance parallela e interattiva coinvolgendo il pubblico diviso in uomini e donne, e Body Swap, un'esperienza sensoriale promossa dal gruppo di ricerca artistico-scientifica Be Another Lab, che attraverso tecnologie di realtà virtuale consente di provare a vivere nel corpo di un'altra persona. Sempre venerdì 7 e infine si apre la 47esima edizione del Festival di Sant'Arcangelo, che da quest'anno cambia nome e diventa un po' banalmente Sant'Arcangelo Festival. Non è facile orientarsi nel programma messo a punto dalla nuova direttrice artistica, la bielorussa Eva Niklaeva, e dalla co-curatrice Elisa Gilardino, un programma che offre pochi punti di riferimento teatrali e si basa invece su una serie di esperienze a cavallo tra danza, performance e arti visive. Credo che la cosa migliore da fare per farsi un'idea sia andare direttamente sul posto e vedere quello che accade di volta in volta, bello o brutto che sia. Altre notizie, altre indicazioni le trovate nei consigli iscritti, naturalmente. Buon teatro a voi tutti.